Siamo con Franca Copelli, psicologo del Dipartimento di Salute Mentale di Poggio Mirteto, in prima linea sul progetto che dice no allo stigma. Oggi un evento entusiasmante che ha coinvolto operatori e studenti in maniera davvero di essenza, di anima. Oggi abbiamo respirato e vibrazioni che parlavano al nostro cuore. Effettivamente è stata una giornata splendida, ma proprio perché, come stai dicendo tu, c'è quest'aria di essere insieme veramente con il cuore, con la mente, con tutta l'anima, e credo che questa sia la strada da portare avanti, perché, come dire, si può fare. È l'esperienza reale, l'esperienza vissuta che cambia, può cambiare veramente le cose tra un prima e un dopo. E il cambiamento è dovuto al fatto di aver fatto esperienza. Quindi proseguiamo. Competenza maturata attraverso gli studi e attraverso le esperienze pregresse, ma che va animata dal respiro del cuore, da quell'empatia necessaria per stare vicino a chi nella sofferenza ha perso l'orientamento nel tessuto della propria esistenza. Indubbiamente, anche perché stiamo parlando di noi persone, tutti noi possiamo attraversare un momento buio per gli eventi della vita. Proprio lo stigma è qualcosa che appunto può riguardare chiunque di noi in certi momenti, quindi diciamo in maniera quasi anche preventiva impariamo a stare insieme, a sostenerci, a vederci l'uno con l'altro, perché sempre più siamo, diciamo, orientati sul nostro io, veramente non riusciamo a vedere l'altro, quindi anche ad essere visti. Per cui, ecco, essere insieme significa proprio guardarci e vederci. Conclusione entusiasmante del progetto Stigma per l'anno scolastico 2013-2014. Quali gli auspici per l'anno scolastico a venire? Allora, intanto di replicare, come abbiamo già fatto negli anni scorsi, diciamo queste giornate d'incontro da poter fare tra la ripresa della scuola, diciamo entro la fine dell'anno, coinvolgendo anche docenti universitari che diciamo anche per amicizia verrebbero così a partecipare, quindi è anche per rendere sempre più i ragazzi partecipi dei progetti, perché questo è la realtà e questo veramente li motiva. Noi abbiamo fatto una piccola esperienza di altri due incontri con le classi del progetto Stigma sull'orientamento. Ci è stato chiesto diciamo dai docenti, perché i ragazzi sono veramente a volte in difficoltà, disorientati. E adesso abbiamo finito ieri, ma sono fuori delle cose interessantissime a livello sia individuale ma a livello anche collettivo di classe, con questi ragazzi che hanno chiesto loro di poter continuare, no? E come, ecco, anche loro scoprono uno spazio proprio di pensiero e quindi anche di visuale. Grazie di cuore. Grazie a Franca Copelli, psicologo del Dipartimento di Salute Mentale di Poggio Mirteto. Grazie Franca.